Amici di Una Mattina Weekend, buongiorno. Cosa c'è di meglio di un buon bicchiere di latte fresco al mattino? Inizia così la nostra giornata all'interno del comune di Capannori, che si è dato un alto obiettivo in tema di risparmio e sostenibilità ambientale. Buongiorno signora. Buongiorno. Come si trova con questo latte che raccoglie direttamente dal distributore? Che uso ne fate in casa? Lo usiamo la mattina a colazione e per fare i dolci. La qualità è decisamente ottima, fa anche la schiuma la mattina quando lo bolli. C'è un risparmio da parte del consumatore perché un litro costa circa un euro. Questo è un distributore che eroga quotidianamente circa 200 litri di latte. Ve la ricordate? Questa è la sporta che usavano le nostre nonne. Qui a Capannori, in provincia di Lucca, sono tornate di moda. Pietro, buongiorno, sono anche io qui per la mia ecospesa. Ti faccio vedere che in questo negozio puoi acquistare la quantità che credi. Questa è una pasta presa alla spina. Vieni. Beh, che ti faccio sembra vedere la porzione giusta. Che troviamo per te? Abbiamo qua le spezie, i cereali, gli zuccheri e qua tutti i giorni ci arriva una verdura fresca da un produttore che è a meno di 5 km da qui. Ecco Massimo, vedi qua ci abbiamo 60 spillatori. Il vino, il miele. Di qua abbiamo anche detersivi che in questo caso sono biodegradabili al 98%, dove ognuno può riutilizzare il proprio contenitore. Quindi fai bene anche per l'ambiente. Grazie Pietro. Adesso anch'io saprò come fare la spesa. Buongiorno signor Giampiero, cosa sta facendo? Sto portando questo materiale dentro il composto. E forse, allora andiamo così le do una mano anch'io. Tra un anno io trovo il terriccio che tolgo poi dal contenitore e lo rimetto dentro l'orto come concime. Signora Franca, buongiorno. Vedo che sta pelando delle patate. Le bucce poi dove vanno a finire? Queste qui finiscono in questo sacchetto qui biodegradabile come tutto quello che sta contenendo già i miei rifiuti di cucina. Ora io lo tolgo e le faccio vedere dove vado a metterlo. Questo compostaggio qui viene ritirato dall'azienda 3 volte alla settimana, finisce all'isola ecologica e poi da lì va all'impianto di compostaggio. Noi vogliamo principalmente ridurre il rifiuto complessivo. Se riduciamo il rifiuto complessivo, facciamo risparmiare i nostri cittadini. Per cui siamo in grado di restituire ai cittadini durante il percorso annuale il 20% della parte variabile della tariffa e il 10% della parte variabile della tariffa a coloro che fanno l'autocompostaggio e quindi hanno il compost, come questa famiglia, in giardino. Quindi noi il 70% del rifiuto complessivo lo differenziamo e soltanto il 30% va in discarica. Ricordandovi infine che qui a Capannori è stato bandito anche l'uso della plastica nelle mense scolastiche e comunali, vi invito a riflettere dandovi appuntamento alla prossima puntata.